sapevo che sarebbe finita così. Certo che quello dei vecchi tempi era un altro uomo. Ha tirato troppo il cordino. Eppure a Detroit lo chiamavano fegato di ghisa. E non faccio per dire, ma a Detroit di ghisa se ne intendono. Salute! Salute! E prosit. Traduci. Lo sai che non capisco il latino, eh? Beh, te lo spiego io il latino. Sei vecchio, Joe. Hai il fegato che è un colabrodo. Ancora una sbornia come quella di ieri e ci resti secco, te lo dico io. Ma che sbornia? Lo sai Dio che cosa c'era in quel whisky? Ma spegnete quella musica! Non sono ancora morto! E poi? Vorrei sapere chi vi ha dato il permesso di entrare in camera mia. Questo capo. E adesso? Cosa pensi di fare? I conti. Finalmente. I conti li faranno qui. E sarà una partita tutta da giocare. Sì, vabbè, ma oramai sono anziani, pieni di quattrini. Rimpatriati per forza, quindi sorvegliati, che cosa vuoi che facciano? No, ma allora tu vivi nel mondo del favoloso Andersen. Tu dimentichi che alla morte di Al Capone John Ardiello controllava tutte le bische di Chicago e dintorni. Sì, vabbè, ma Billy Cacà c'era a New York. Appunto. Così quando ci fu la prima inchiesta sui racket, John Ardiello guarda caso fu messo al fresco. E l'anno scorso di questi tempi ce lo spedirono di ritorno come indesiderabile. Ma insomma tu vorresti dire che Cacà c'è? Voglio dire. Ancora oggi negli ambienti della malavita americana si sussurra che fu proprio lui a fornire le prove contro John Ardiello. Espulso lui, le bische divennero sue. E questo Ardiello lo sa? Lo sa. E anche se ricco, sfondato e vecchio, come dici tu, stai tranquillo che ne la fa passare liscia. Sarà, ma insomma tu che cosa vuoi da me? Il permesso di buttarmi nella mischia. Ah. Ma perché tu credi che io sia disposto a rischiare la tua giovane vita? A mandarti allo sbaraglio in mezzo a due bande di gangster? Lo credi proprio? No, non credo. E fai male, perché voglio che tu vada. Io voglio sapere, voglio il servizio. Ah, è così? Sì. Vabbè. Perché, non sei contenta? Sì, sì, per essere contenta sono contenta. Mi spiace solo per te. Come ti dispiace per me? Sì, perché quell'altra non ti sopporterà come ti ho sopportato io. Sì, forse i primi tempi, finché dura la passione, ma poi... Ma quale altra? Ci deve essere certamente qualche altra. Calma. Perché se tu fossi ancora innamorato di me, non mi avresti dato il permesso tanto facilmente. Sì, ma tu saresti andata lo stesso. Certo, ma vuoi mettere la differenza? Mi hai tolto il gusto, scusa. Beh, allora non ci andare. Ah, ti piacerebbe che non ci andassi. Sì, non voglio che tu vada. E invece io ci vado. Vieni! Yeah. Aspetta un momento. Non andare. Lau! Va bene. Allora fai partire queste pratiche. Subito, dottore. E quei tipi di là? Quali tipi? Quelli che sono arrivati oggi dall'America. Chi? Billy Cacace, l'indesiderabile, i suoi scagnozzi. Ah, sì, sì, sì. Vediamo questi gentiluomini. Falli passare. Avanti voi. Forza, accomodatevi. E lei sieda pure. Thank you very much. Sigaretta? Uè, nazionale. L'ho trattata buona.
Queste in America non ci sono. Lei sarebbe? Guglielmo Cacace, detto Bill Bocca di Pietra. Non l'ho chiesto a lei. Proveniente da? New York, commissario. Insomma, lasci parlare l'interrogato. Scusami, commissario, questo ubbidisce solamente a me. Luis, shut up. Fai tace. Ha ragione il mio amico commissario. No, guardi, lasci perdere l'amico. Per favore. E non dimentichi che lei è un indesiderabile. Per l'America forse, ma qua io potrebbe essere un contribuente desiderabilissimo. Io non sono l'agente delle tasse e la cosa non mi riguarda. Comunque, sia chiaro che lei non può allontanarsi per più di 10 chilometri dalla cerchia di questa città se non per gravi e giustificati motivi e previa l'autorizzazione di questo ufficio. Oh, nemmeno il sabato. Perché il sabato dove vorrebbe andare? A pescare, commissario. Vedete, a me toglietemi tutto, toglietemi il fumo, le donne, il whisky, la vita. Ma non mi togliete la pesca. Come ha detto? Ho detto che modestamente ogni sabato sono solito di andare a pescare. Proprio il sabato. Quando io dovrei venire di persona a controllarla a domicilio. Questo è un grosso guaio. Una via d'uscita ci sarebbe. Io potrei venire a passare da lei verso le 5 del mattino. E poi? E poi, siccome devo controllare, sorvegliare, vuol dire che andremo a pescare insieme. Ma perché voi... Modestamente nell'ambiente mi chiamano canna elettrica. Ah, azzurrai, ok, complimenti, collega. Allora, come si chiama, conoscete queste? Uè, pelli di porco, la nuova esca americana. Col cuore più o meno ci siamo. La pressione è un po' altina, ma si può fare qualcosa per normalizzarla. Quindi l'intervento è possibile. Allora, dottore, il mio con la pasta è proprio scassato. Beh, con lei sarò sincero. Dipende dai punti di vista. Se vuole morire entro un anno, si può anche non operare. Il suo con la pasta, pardon, il suo fegato è a pezzi. Allora, Gio. Beh, Gio Narghiello è un tipo tosto e lo sanno tutti. Perciò se dobbiamo affettare... Affettiamo. Bene, vedo che ha capito. Provvederò per il ricovero alla clinica Salus, dove abbiamo già operato la signora di appendicite. Ok, dottore. E allora beviamo a questa autopsia. Per ora questo se lo deve scordare. Per lei è veleno. Beh, che ti debba dire? Non è, diciamo, che io non sono un tipo da grande terra, anzi. Ma sente che questa non è aria per noi. Lui, se nella giornata seguente di domani voglio una casa tutta per me. Ma diciamo, dico, niente palazzo di centro sito. Voglio aria, sole, luce, verdura, giardino, piscina e tutto il resto, chiaro? That's ok, boss. Domani mi metto a caccia con i ragazzi. Così puoi telefonare pure la vecchia bambola. Ma lo sai che tu più diventi grosso e più diventi fesso? Ma sei veramente stupido, io sto un po' preoccupato per te, ma come per una volta tanto riesco a mettere 7 giorni di acqua salata fra me e mia moglie, tu me la vuoi trasportare a domicilio? Ma sei veramente pagliocchio.
io ti devo far visitare da un psichiatra del cervello. Ma allora tutta vita, capo? Ok, tutta vita. Mike, il solito. Forse la signorina ha sbagliato bar. Io mi chiamo Antonio. Beh, allora Antonio mi dia un bourbon e pomodoro. Poi consigliola, il solito. Cuccia lì, a Milady ci pensa io. Antonio? Giuro che non ti riconosco più, Spike. Ma non eri tu quel tipo esportazione che a Manhattan faceva il vuoto pneumatico? Prepotente, la bella. Ma a me piacciono le donne soltanto se scresce, graffiano. Quella non graffia, Calimero. Quella mena. E se non mena lei, meno io. Ma cos'è questo carnevale? E questo cosa vuole, eh? Vediamo subito. Deve essere un tipo molto religioso. Vedi, sta pregando. Basta così, bellezza, mi hai convinto. Ok, zia. Fermi dove state, imbecilli. Io vorrei sapere quant'è che vi ho imparato di rispettare la signora. E dove sarebbe la signora? Ma non avevi capito che era lei? Stop, ho detto stop. Get away, sparite in blocco. Ok, boss. Vuoi che ti spolvero anche questo, bellezza? Questa sera basta. Hai picchiato troppo. Te ne vai a casa con la boule dell'acqua calda sul pancino. Forse è meglio, Ciao. Ciao. Ti cerco scusa per quei tre cavolicioli. Beh, sono ragazzi. L'hai detto. Piuttosto lo sai che tu mi hai impressionato, sì, you are very formidable, diciamo, dico, tu scrocchi con manopresa massima. Dove ti sei imparata? È stato per via di mio padre. Vedi, quando io sono piccola, non molto tempo fa quanto a questo, ma dice a papà che è un lazzerone, che beve a destra e anche a sinistra e che fa le ore più piccole che si possono immaginare e che non porta mai a casa la busta. Pa si offende, perché lui la busta la porta sempre a casa, anche se è sempre vuota, quanto a questa. Allora ma gli dà uno schiaffo, e pa alza le mani. E se non intervengo, rischio di rimanere orfana. Così trovo un giapponese, un tipo molto di lotta, se vogliamo, che mi dà due lezioni e divento cintura nera. Con pa all'ospedale salvo complicazioni. Poi col tempo imparo lo stile quanto a questo. Agiste, era dai vecchi tempi di Chicago che non assisteva a una festa così. What's your name? Come ti chiama? Quando io nasco, non molto tempo fa quanto a questo, mi chiamano subito Teresina, per via di una nonna che si offende se non succede il fatto. Così più tardi, quando posso reagire in un modo o nell'altro, e anche per via che mi accorgo che quando passo per la strada
tutti i tipi. Mi fischiano dietro. Do un taglio al nome e divento Terry la bionda. E comincia a menare. Oh, non sempre quanto a questo. Basta che una sera o l'altra uno mi porti al bowling e mi offra una bistecca alta quattro dita con le patatine e tutto il resto e mi parli dolce dolce nell'orecchio. Io divento subito romantica. La sai una cosa, Terry? Diciamo, dico, io per te aprirebbe una catena di ristorante con bistecca alta, patatine, musica e tutto il resto. E ti parlerebbe dolce dolce nell'orecchio anche per tutta la vita. Senti, senti. Ma se mi va di mangiare una bistecca con un tipo come te un paio di volte, non posso più chiamarlo zio, eh? Beh, vuol dire che troveremo, diciamo, dico, un tipo di parentela più azzeccato. Mi so che vorrei. Ti va bene per te? Pronto? Sì, sono io, quanto a questo. Ah, sei tu. Sì, sì, hai ragione. Ma hai mai provato a bere il bourbon con il pomodoro mentre mangi una bistecca da un chilo aglio? E un rinoceronte ti sussurra dolce dolce nelle orecchie che sei il suo tipo? Veramente a me i rinoceronti non sussurrano niente. Anche perché, sai, io poi non ho molta familiarità con i perissodattili. Si può sapere dove diavolo ti sei cacciata ieri sera? Ma lo sai, ero in missione segreta. Ho incastrato rinoceronte e mi farò raccontare per filo e per segno tutta la storia di John Ardiello. Benissimo. Allora potremo fargli un bel elogio funebre, sempre che l'operazione non riesca. Quale operazione? Cirrosi epatica o calcoli o qualche cosa del genere. Il tuo John Ardiello è ricoverato alla clinica Salus per una violenta intossicazione da alcol. È stato operato stamattina. Svegliati e datti da fare! Salve, Lois. Hai letto? Sì, lo hanno scucito all'alba. E il boss lo sa? Non credo. Se n'è andato a pescare col suo amico più di piatti. Sono partiti prestissimo. Shut up, bella compagnia. Finirà col guastarsi. Non sono affari tuoi. Hai parlato con la ragazza? Con chi? Con l'infermiera? Sì, questa notte. Gli ho dato anche gli spiccioli. Credi che basti, no? E cosa ne deve fare? Soltanto un biglietto di andata. L'ultimo viaggio di Steve è costato meno, no? Hai ragione. E Randy? Randy si è dato da fare per via di quella vela con verdura del boss. Pare che ne ha trovato una, sa? E sai dov'è? Perché non gli diamo l'occhiatina? Ok, ho la macchina giù. Come? Ehi, hey, quella perché entra? Perché è più bella. Quante volte devo ripeterglielo? Il paziente è stato operato da un'ora, è ancora addormentato e sotto la tenda ossigeno. Nessuno può entrare nella camera numero 9 tranne il dottore e l'infermiera di servizio. Tra un po' arriverà la moglie. Nemmeno lei può vederlo. Ok, bellezza. Però tu hai sbagliato carriera. Dovevi fare il piedi piatti. La smetta. Ma crede proprio che sia pagata per stare qui a scherzare con lei? D'accordo, bambina, niente scherzi. Parliamo sul serio. A che ora smonti questa sera? Alle 7.
proprio quando, guarda caso, viene a prendermi il mio fidanzato. Ho capito. Per stare solo con te devo inventare una malattia e farmi curare, eh? E operare qui. E adesso dove vai? Chi è il fortunato? Uno sclerotico di 80 anni che mi adora. Mai quanto me. Quante volte le devo ripetere che qui non si fuma? Scusami tanto, baby, ma senza sigaretta mi sento come uno che sta in mutande. Allora per questa sera proprio niente da fare? No. Peccato, pensare che vado pazzo per le infermiere. Perché non si aggancia quella? Perché tu mi stai comoda e non ha tutti i torti. Oh, ma allora è una congiura. Anche lei ci si mette adesso? Che cosa desidera? Vedere il signor John Ardiello. Non si può. Bello, hai capito? Non puoi parlare con nessuno. E chi vuole parlare? Lo vedete quest'arnese? A me basterebbe introdurlo per un attimo nella sua camera. Per farci cosa? Beh, vede, molti riescono persino a farci la birra. Io di tanto in tanto, guarda caso, ci rimedio una fotografia. Di tanto in tanto, eh? Ma oggi no. Non può entrare nessuno. Ordini del dottore. Forse più tardi la moglie. E mi sa tanto che tu non sia la moglie. Perché? Eccola la moglie. La prego, non adesso. Come sta? Aspettiamo il dottore. Voglio vederlo. Signora, mi dispiace, finché il dottore non lo permette. Signorina, la prego, un attimo soltanto. Non insista, non è possibile. Ah, eccolo, dottore. Dottore, dottore, come sta mio marito? Ah, l'intervento è clinicamente riuscito. Posso vederlo? Non adesso, signora. Pazienti ancora un momento. Più tardi poi si vedrà, eh? Infermiera. Chi è entrato qua dentro? Infermiera di turno, per iniezione. La cerca immediatamente. Ma finito il servizio, sarà già andata via. La cerca lo stesso, subito. Vabbè, ma insomma, e cosa è successo? Mi dispiace molto, signora, ma suo marito è morto. Spettacolo, eh? Yes, veramente fresh and nice, quasi come quello che pescavano in montagna. No, 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 se non le dispiace, me le metta qua. Sa, non posso mica tornare a mani vuote, c'è mio figlio che non aspettava. Io è un ragazzo, ma le garantisco che è una vera persecuzione. Capisco. Deve essere un poco come mia moglie. Anch'io non posso tornare a casa in bianco. Diciamo, dico senza manco one little fish. Oh? Senza manco un piccolo pesce. Ah. Voglio darne un paio anche a me di queste, queste qua, vai. Mettilo qua dentro, va. Mi scusi, ma se sua moglie è in America, lei a chi deve rendere conto? Diciamo, dico, ha un formidabile girl. A un tipo che schianta, diciamo, e dico, quando ha questo. E chi sarebbe se non sono indiscreto? Terry la bionda. Sì, un tipo extra. Date un'occhiata, come sa, spara come un angelo. No, dico. Dico no. Che? No. Ancora lei.
La conoscete anche voi? Un tipo che funziona, Penso di sì. Come no? 5.800. Ah, ecco. Stato copito come se... Papà, costano meno le bistecche. Ecco, è arrivato il geometra. Cosa c'è, peste? Hanno telefonato per una cosa urgente, mi hanno detto di trovarti a tutti i costi. Beh, e tu come sapevi che io ero qua? Oh, papà, lo sanno tutti che quando vincono le trote finisci qui. Sono 3 anni che ci viene. E se qualche volta non l'accompagnassi io a pescare, prenderebbe solo del freddo. Spiritoso! Ha in gambe il vostro boy, Diciamo, dico, sabato prossimo seguente, magari viene tu pure con noi, ok? Ok. Chi è questo? Il signor Billy Cacace, te ne ho già parlato, mi pare. No? Finalmente un vero uomo. Non denigrare tuo padre, sai. Thank you very much. E dimmi, chi ti ha mandato? Che ne so, dall'ufficio, roba di lavoro. Ma non gliel'hai detto che era il mio giorno di riposo? Sì, ma mi hanno detto che c'è qualcuno che riposa per sempre. Hanno fatto fuori un altro vero uomo. Mm-hmm. John Ardiello. Sei in gamba tu, L'hai fatto stendere per procura e ti sei fabbricato l'alibi col mio grigio. Che manfalo. Allora cos'è tutta questa fretta? Che cosa succede? Succede che adesso basta. Scusa, non ho capito bene. Basta che? Basta con l'inchiesta che hai cominciato. Ho capito. Quell'altra ti ha scaricato e tu pentito ritorni da me. Non c'è nessun'altra. Ma c'è un morto di mezzo. E che cosa vuol dire? Vuol dire che questi fanno sul serio. Perché questi sono gangster veri e propri. Non sono i soliti ladri di polli che hai incontrato fino a ieri. Non dirmi che non ti servono notizie di prima mano sulla morte di John Ardiello. Mi servono! Ma mi rivolgerò a qualcuno più prudente di te. Ho capito. Allora tu vuoi che Laura Storm abbandoni la partita? Che intuizione. Oh, niente in contrario. Vorrei dire che l'inchiesta la continuerà Terry la bionda. E chi? Questa. Vedi un po' se la riconosci. Ah, vediamo. E chi è? Allora, se ho ben capito, lei asserisce che l'unica persona che ha veduto entrare e uscire da questa camera è l'infermiera Maria Corsi. Sì, commissario. E lei non si è mai allontanata dal suo posto di lavoro? Beh, veramente sono stata chiamata alla camera numero 7. Mi sono allontanata un attimo. Un attimo? E quanto è durato quest'attimo? Non so, il malato aveva caldo, voleva che gli aprissi le finestre. Al massimo un paio di minuti. Glielo può confermare il signor Coppola, il segretario del morto. Era lì con me. E non potrebbe essere stato lui a entrare qui? No. Perché? Perché, vede, quello è un tipo che si dà da fare con le donne. Non mi ha mollata un attimo. Quando mi sono allontanata mi ha seguito nel corridoio ed è rimasto poggiato allo stipite della porta che era aperta. Va bene, può andare. No, un momento ancora. Nella camera adiacente chi c'era questa notte prima dell'operazione? Prima sembrava dovesse dormirci la moglie, poi invece è venuto il signor Coppola. Chissà, forse lei non se la sentiva. Ah, e quella porta è sempre aperta? Sì. Grazie, può andare. Se avrò ancora bisogno di lei, la farò chiamare. Allora? Niente da fare. Mi ha svitato il tubo, l'ha fatto con i guanti. Lavoro da professionista. Va bene, faccia il suo rapporto. Dottore, la donna è di là. Ah, dove l'avete scovata? A casa sua. L'abbiamo prelevata e portata qui. Ah. Avete dato un'occhiata? Trovato qualcosa? Questi. Sono $3.000 in biglietti da 100, nuovi di zecca. Altro? Sì, abbiamo trovato qualcosa alla centrale. È nata negli Stati Uniti, ha seguito suo padre quando è stato rimpatriato come indesiderabile. Si chiamava Angelo Corsi, detto il triste.
È morto l'anno scorso. In America ha lavorato per Billy Cacace. Pare che sia stato messo negli impicci proprio dalla cricca di John Ardiello. Molto interessante. Beh, fa passare la ragazza. Subito, commissario. Venga avanti. Spero che vorrà spiegarmi questa messa in scena. Prego, sia comodo. La spiegazione era in quel letto fino a 5 minuti fa. John Ardiello è stato assassinato. Qualcuno ha svitato il condotto dell'ossigeno che lo teneva in vita dopo l'operazione. E lei è l'unica persona che è stata vista entrare e uscire da questa camera. E con questo cosa vorrebbe insinuare? Io non ne so niente. Sono entrata per controllare l'ossigeno, secondo la raccomandazione del chirurgo. Tutto era perfettamente a posto. E quando è uscita di qui, dove è andata? Avevo fatto la notte, sono scesa a prendere il soprabito e sono andata a casa. Mi crede, io non so niente di questa storia. E questi dollari, che cosa rappresentano? Non rappresentano niente, tranne il loro valore. Ma chi glieli ha dati? Nessuno. Sono i miei risparmi. Ah, così in 2 anni lei è riuscita a risparmiare $3,000, complimenti. A 60.000 lire al mese non deve essere stato facile. Ma chi vuol darla a bere? O lei mi dice la provenienza di questo denaro, o io sarò costretto a fermarla. Ma perché? Che cosa ho fatto? Perché tutti gli indizi fanno presumere che lei sia implicata nell'assassinio di John Ardiello. Michelino, se ti becco un'altra volta a fare l'americano con i piedi sulla mia scrivania, ti butto fuori a pedate. Non ho capito buono, ti buttate fuori a pedate? Tutti quelli che tengono i piedi sulla mia scrivania, il cappello in testa e mi parlano col sigaro in bocca. Poi magari aprite l'occhio e vi svegliate. Perché non vi accomodate. Qui se c'è uno che si deve accomodare, ma fuori dalla porta di corsa, quello è lei. Guardarsi. A dopo però. Perché prima voglio qualche spiegazione su questo. Ma quale spiegazione? Ma lei chi è? Ah, manco mi conoscete e fate il furbo scrivendo tante spiritosate sul mio conto. Allora lei sarebbe... Billy Cacace, che voi avete tentato di sporcare col vostro fetente pezzo di carta. Ma come si permette? Billy Cacace, quando legge certe insinuazioni, si permetta sempre. Per sua norma e regola, il mio giornale non fa insinuazioni. Noi ci limitiamo a riportare impressioni e dichiarazioni di persone che hanno conosciuto tanto John Ardiello che lei. Ecco qua. Ecco. Dov'è? Ecco. Per esempio, abbiamo appreso in ambienti ben informati che Billy Cacace era amico del padre di Maria Corsi, la maggior sospettata di tutta l'intricata vicenda. Angelo Corsi, detto il triste, fu rimpatriato, eccetera, eccetera, eccetera. Lei può negare questo? Io non annego niente, vorrebbe soltanto sapere chi è la Ugellina che ha cantato così bene. Vabbè, dal momento che ne ha parlato in presenza di altri giornalisti glielo posso anche dire. Si tratta di Coppola. Ok, that's all right. Avevo capito perfettamente, grazie. Vi siete guadagnati un sicario. No. In ogni modo... Noi due non ci siamo mai visti, chiaro? Non vorrebbe portare un omaggio floreale sulla vostra tomba. Gliel'ho già detto. Ho visto entrare l'infermiera di turno nella camera del malato. Mi sono allontanata sì e no per 2 minuti e l'ho vista uscire.
Ma quando è uscita non l'ha veduta in viso? No, quando è uscita mi volgeva le spalle. E come fa ad essere sicura che si tratti della stessa persona? Non avrebbe potuto essere un'altra dal momento che non l'ha vista in faccia? Beh, teoricamente sì, ma non è possibile. E perché non è possibile? Ci pensi bene, cerchi di ricordarsela mentre esci. Non ha notato niente di insolito, che so, la statura, la camminata, la divisa? No, niente. Ah sì, però adesso ricordo un particolare. Aveva calze velate e scarpe normali, anziché quelle bianche della divisa. Ma mi sembra un particolare insignificante. Questo lo dice lei. Insignificante perché? Beh, è una cosa che può succedere. Alle volte, attendendo lo scadere del turno, un'infermiera può anche mettersi le calze e le scarpe personali per far prima. Però Maria non l'aveva mai fatto, perlomeno non lo ricordo. È un tipo pignolo lei, di quelle che rispettano i regolamenti. Chissà, forse aveva fretta. Già, chissà. E il turno finisce sempre a quell'ora? Sempre, alle 8 precise. Grazie cara, è stata veramente gentile. Prego. Carta. Diciamo e dico niente scherzi. Al vostro posto mettere le mani sulla capa. Su, 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 su. Ok, fratello. Così va bene. Guarda, guarda chi si vede. Credevo che ti avessero bevuto e messo in conserva. Non ancora, paesano. Anche se tu tieni la lingua lunga con la stampa del giornale, stai facendo di tutto, diciamo e dico, per incastrarmi. Facciamola finita, cosa vuoi? L'hai detto, farla finita una volta per sempre. Così se mi devono arrestare, diciamo e dico, morto più, morto meno, il conto non cambia. Ma dico, vogliamo scherzare? No, vogliamo sparare. La buon'anima di Gionardiello, pace al suo fegato, ti ha mai parlato della notte che San Valentino, mai rispetto, ha divenne celebre? Beh, stasera facciamo il bis. Ma Pussi caro, questa sera è Santa Scolastica più che altro. Santa Scolastica? Eh? Mai rispetto passerà alla storia anche lei. Vedi caro, io non ho mai comandato massacri quanto a questo, ma sento sempre storie dai ragazzi di Al Capone che quando fa queste cose prima disinnesca gli avversari, eh? Hai ragione, Pupa. Spolvera l'artiglieria. Subito. E adesso, diciamo e dico, in piedi vicino a quel muro e niente scherzi. Se è rimasto qualcuno là sopra per raccomandarvi, vi consiglio di farlo, ma qui, qui, svelto, svelto. Billy, cerchiamo di intenderci. Billy, no, cosa vuoi fare? Un poco di tiro al piccione. Comincio io. E scarica. Diciamo e dico, chi è stato? Io, Pussi. Tu? Vedi, fino da quando sono tanto giovane, non molto tempo fa quanto a questo, frequento sempre dei tipi tosti che fanno qua e là dei buchi nel sottopancia della gente. E vedo sangue e piedi piatti che corrono sirenando in curva. E sogno camere a gas che fumano. E non mi va che tu finisci lì dentro. Inoltre, Pussi caro, se ti perdo, il lutto lo porto male, eh? Ma quella come parla? E che ne so io? Così mi hai innocentata la pistola. Sì, quanto a questo, quando tu mi dici di prelevare la batteria del baule, io scarico la tua e anche quella dei ragazzi. Grazie, Pupa.
Credo che ci vorrebbero quattro parole. Dille. No, Billy, dille tu in memoria dei vecchi tempi. Ok. Ecco qua, Joe, excuse me. Io non saccio parlare, tu lo sai. Ma diciamo, dico, se non era per quel colpo di sfollagente che tu mi appoggiasti sulla capa a Detroit nel 26, io starebbe ancora qui a fare l'apprendista. Ma diciamo, io una cosa vorrebbe dirti e te la dico. Scusami, Joe, tu, parlandone da vivo, non per vantarti, sei stato, diciamo, un gran fedentone. Ma in confronto a questi lattanti tu sei sempre stato un tipo tosto, very strong, un tipo di cui la quale bisogna dire all right. Hai avuto un grande cuore, Joe, un grande fegato, e forse per questo il whisky te l'ha inguaiato. Ecco come la penso, e ci puoi giurare. E adesso diciamo e dico, fatti una bella dormita, e così sia. E così sia. Devo ancora dirti grazie per ieri sera. Perché? Perché se tu non toglievi i confetti all'artiglieria, questo sarebbe stato un funerale in comitiva. Io penso che mi dispiace molto, Gioia, quando vedo un bel ragazzo come te pieno di buchi. Quanto a questo. Sai una cosa, Terry? Più ti guardo e più ti vedo. E io sai cosa ti dico? Che non ho mai conosciuto un uomo con una logica più logica della tua logica. Mi venisse il morbillo se dico una bugia. È finito. Ok. Ciao, bellezza. Ciao, Gioia. Accomodati. Giorno. Cosa vuole, Billy? Sapere come stai. Ho capito, rassicuralo. Non ho detto niente, né dei dollari, né di tutto il resto. Altrimenti non sarei qui. E hai fatto bene. Vuoi sedere? Grazie. Vedi, io penso che sono anche troppi quelli che ci rimettono il fiato per via che cantano come usignoli in amore. Posso? Prego. Vuoi? Grazie, no. Tu pensi che domani o dopo ti rimetti a fare il mestiere di angelo del dolore e ritorni in clinica? Se mi vogliono ancora.
Sono 2 anni che ci lavoro. Ma dimmi una cosa. Sbaglio quando penso che tu sei alla clinica non molto tempo fa, quanto a questo, quando fanno il taglietto a Lola Nardiello per via dell'appendice? Certo, lei era ricoverata nella stessa camera dove è morto suo marito. Sì, l'assistevo io. E così quando vieni ricoverata ti vede, sa chi sei, da dove vieni, conosce la storia di tuo padre e tutto il resto? No, no, penso di no. E quando Lola è in clinica, vengono in molti a trovarla? Beh, suo marito 2 o 3 volte, poi il solito cane da guardia. Ma un momento, ora che ci penso. Scusami un istante. Vai, vai. Chi è? Maria Corsi? Sì, chi mi cerca? Apri, devo parlare. Non ho niente da dire a nessuno. Io invece sì. Maria! Maria! La situazione è quella che è. Laura è scomparsa come al solito, e sa il cielo quello che sta combinando. Il vecchio Feliciani fa quello che può, ma intanto io sono a corto di notizie. Cosa vuol che le dica? Noi stiamo lavorando. In certi casi una soluzione può arrivare anche improvvisamente, lei sa come vanno queste cose. Io so che avete messo in libertà la ragazza, vero? Non c'era altro da fare, non esistevano prove concrete. Non sarà stata una mossa per arrivare a capo di qualche cosa? A volte una persona rinchiusa in carcere troppo affrettatamente può mettere la parola fine a un caso che potrebbe ancora essere risolto. Ah, certo, non lo metto in dubbio. Ma io se fossi lei, mi scusi Ferretti, se fossi lei curerei un po' più da vicino quel Billy Cacace. E chi le dice che non lo stiamo facendo? D'altra parte, siamo sicuri che sia lui il mandante? Guardi che John Ardiello, in tanti anni di mascalzonate, aveva realizzato una considerevole fortuna, e si sa, la marmellata attira le mosche. Ho capito. Sicché nebbia fitta su tutta la pianura, eh? Per il momento sì. Ma la sua collaboratrice, la sua fantomatica collaboratrice, cosa sta combinando? Sbaglio o è entrata nel giro? Sì, sì, ho notato anch'io la carnevalata. Si metterà nei pasticci come al solito, ma questa volta non caverà un ragno dal buco. Cosa c'è? Scusi, dottore, ma c'è di là una taxi girl. Sa, una di quelle signore con l'automobile. Però viene a dire a me. E si rivolgano alla squadra del buon costume, no? Se sono loro che ce la mandano. Loro? Dicono che è una sua amica. Ah, questa sì che è una notizia. Fai entrare. Se fossi in lei non riderei tanto. Aspetti. Questo è un abuso. Da quando in qua si arresta una giornalista nell'esercizio della sua professione? Da quando si concia come se facesse un'altra professione. Ah, sei qui? Sì, cara, sono qui. Tu non c'entri. La domanda l'ho fatta al commissario. Cara Laura, se l'avessi incontrata io, stia pur certa che non l'avrei fermata. Al massimo mi sarei fatto 2 risate. La squadra del buon costume bada molto, diciamo, alle apparenze, agli atteggiamenti. Apparenze e atteggiamenti che a un certo punto serviranno anche a lei, caro il mio commissario, che brancola nel buio. Perché? Lei forse ha scoperto qualcosa? Sì, il cadavere di Maria Corsi. Stai! 3 assi. Devo parlarti. Avanti, parla, sono qua. Da solo, è importante. Ragazzi, ci vediamo dopo. E allora? E allora, mio caro Frankie, è ora che tu sappia
E quella farfalletta bionda che tu guardi con gli occhi dolci? Taglia corto, quale farfalletta? La tua salvatrice, Terry la bionda. Beh? Beh, ho fatto qualche piccola indagine per conto mio e ho scoperto che si chiama Laura Perrucchetti. Ah? Sì. Si firma Laura Storm. Fa la giornalista e, guarda caso, è anche un'ottima investigatrice che ha già risolto 2 o 3 casi clamorosi. Beh, che cosa ne dici? Senti. Bisognerà tapparle la bocca. No, Frankie. No, non tocca a noi. Ho già avvisato Cacacio. Può darsi che al vecchio Billy non vada troppo a genio di essere preso in giro. Che ne dici? Può darsi. Pronto? Sì, sono io. Come dici? Ah, allora sanno chi sono. Bene, bene, non ti preoccupare, grazie. Mezzanotte. Pronto, Michelino? Sì, sono Laura. Ascoltami bene. Vestiti, scendi e aspettami davanti al portone. Fra un quarto d'ora sarò da te. Ciao. Morta tragicamente in un disastro automobilistico. Il fotoreporter di Laura Storm, gravi alla clinica Salus. Disgrazia o delitto? Laura Storm sapeva il nome dell'assassino di John Ardiello. Il fotoreporter operato parlerà domani con la polizia. Dirà il nome dell'assassino? Allora posso entrare? Ma se non può vederlo neanche la polizia. Ha subito un intervento difficile. Gli stanno dando l'ossigeno. Quando verrà il dottore si vedrà. E ci vuole ancora molto? Non credo. Comunque prima passa l'infermiera. Ah, eccola. La stanno chiamando il numero 7. Grazie. Perfettamente inutile. Al suo posto non lo farei. Giù quell'arnese o sparo. L'ho
Paola Nardiello, l'arresto per omicidio premeditato nella persona di suo marito. E questa volta non mi vengano a dire che non sono arrivato prima. Così, con la cattura di Lola e Fichi, il caso è risolto. Grazie anche alla formidabile intuizione di Laura Storm. Beh, intuizione e molta fortuna. Lola e Frankie se ne intendevano da molto tempo e non potevano fuggire insieme. I quattrini erano nelle mani di John Ardiello e così decisero di farlo fuori. E di rifilare la colpa a me per via di quella vecchia ruggine, diciamo, e dico, che c'era fra me e il povero Joe, incastrando anche quell'infelice di Maria. Cioè, ma come hai fatto a intuire che Maria Corsi era innocente? Beh, quando interrogai l'infermiera di turno venne fuori un particolare apparentemente trascurabile. È quello delle calze velate e delle scarpe nere che Maria Corsi non avrebbe mai indossato durante il servizio. Beh, certo che il meccanismo è sorprendente. Lola conosce molto bene la clinica Salus perché vi è stata operata di appendicite. Ottiene per il marito la camera numero 9, la stessa dove è stata lei. La camera comunica con una dépendance che dà sul corridoio. Ore 8 meno 5. Lola parcheggia l'auto davanti alla porta di servizio della clinica, vi lascia la pelliccia e scende col camice da infermiera. Entra dalla porta di servizio, sale al primo piano e si nasconde dietro il paravento che sta in fondo al corridoio, mentre il suo complice impedisce all'infermiera di controllare chi arriva dalla scala di servizio. 8:02. Arriva Maria Corsi ed entra nella stanza di Joe. Frankie e l'infermiera la vedono. A questo punto il colpo di fortuna. La camera numero 7 chiama. L'infermiera si allontana e Frankie la segue. La via è libera. 8:01. Lola lascia il nascondiglio ed entra nella dépendance. 8:00. Maria Corsi esce e va via senza che nessuno la veda. Lola uccide il marito. 8:02, sotto gli occhi di Frank e dell'infermiera, Lola esce e se ne va. Torna alla macchina, indossa la pelliccia e 2 minuti dopo entra dall'ingresso principale. Sale al primo piano e l'incontra Franky, Michelino e l'infermiera e con loro assiste alla scoperta del delitto. Effettivamente la tecnica era perfetta, ma Lola ha osato troppo tentando per la seconda volta su Michelino. Ma quei famosi $3,000 di Maria Corsi? Ah, gliel'avevo dato io, diciamo, dico, per far arrivare sua madre dall'America. La ragazza pischina era rimasta sola dopo la morte del padre. E perché ha taciuto questo particolare importante? Perché, diciamo, il mio amico commissario qua non l'avrebbe bevuta. Beh, io invece quando Billy mi raccontò la storia capii subito che era vera. E allora, confidenza per confidenza, gli dissi che Terry la bionda non era altro che Laura Storm e diventammo alleati. L'assassino bisognava cercarlo dall'altra parte. Beh, la povera Maria Corsi stava per dirmelo quando l'ammazzarono sotto i miei occhi. E così poi Lola mi telefonò per dirmi, diciamo, che Laura era una spia. Perché lui mi facesse fuori. Ma lui invece mi telefonò e mi mise al corrente e io mi misi in guardia. Ma quando mi accorsi che i freni della macchina erano stati manomessi... Lei pensò subito alla farsa finale. Incidente simulato, assassino catturato. Ho avuto una paura in quella clinica. Per farmi tacere dovevano eliminarmi, eh? Zitto, sarebbe stato atroce. Ma finalmente avremmo potuto assumere un vero fotoreporter. Buona questa, eh? Bravo Laura Storo, Erico, that's right. Leviamo il calice alla sua salute. Certo, diciamo, dico, se ci fosse stata Laura a Chicago un mese fa, il mistero della sparizione di Raff Qatar, lei l'avrebbe risolto in un battobaleno e io adesso starebbo ancora in terra amera. Un gorillone? Tesoro? Me li daresti 10 giorni di permesso?
capito. Certo, tesoro. Tesoro? Vuoi andare a Chicago, vero tesoro? Sì, tesoro. Solo che non so se riuscirò a farti avere i biglietti dell'aereo a spesa del giornale, tesoro. Oh, ma non ti devi preoccupare, tesoro. A questo ci ha già pensato Billy. Eccolo qua. Non è un tesoro. Sì, certo. Tu non parti! Io parto. Se parti ti licenzio. Se non parto mi licenzio io. Se non... se parti io ti lascio. Se non parto ti lascio io. Laura, sono stufo. Direttore, ne ho abbastanza. Laura, c'è il tassì per l'aeroporto. Grazie. Prego. Signori. Cara Laura. Good luck. Ciao. Vada, Perucchetti, vada, vada. Ciao, Michelino. Grazie, Cacace. Certo, diciamo e dico... appunto. Cerchi l'amore di Laura Storm, però se ti illudi che accada facilmente, non conosci Laura Storm. Ancora una volta vuoi fare l'imprudente, credi al sorriso di Laura Storm, però se la baci sei proprio un incosciente, non conosci Laura Storm. Se languidamente ti apre le braccia, non pensare, ragazzi ce l'ho fatta. Improvvisamente, siccome tutta matta, ti agguanta e provo un colpo di judo. Oh oh. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Stone. Fa ciò che ti pare ma non capisci niente, ami il tipo Laura Stone. Se a mezzanotte tu pensi che è sola, non tentare di andare a casa sua. Improvvisamente ti punta una pistola e rischi di morire di paura. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Stone. Però se ti illudi che accana facilmente, proprio mi spiace ma sei un